Cronache dal diluvio. Cesena. Un avvocato corre nel suo studio al piano terra per cercare di salvare i fascicoli dei clienti e proprio in quel momento il fiume Savio esonda, fa esplodere i vetri e l'acqua invade la stanza con una violenza inaudita. Alle finestre ci sono le inferriate. L'avvocato è in trappola, ma Alessandro, un ragazzo che passa per strada, vede la scena, chiama due amici e, incurante della tempesta, lega il capo di una corda a un camion e l'altro capo alle inferriate. Poi mette in marcia il camion, mette la prima, e le sradica, come nei film, salvando così la vita dell'avvocato. Un gesto eccezionale che mi ha ricordato la terribile frase di Bertolt Brecht: sventurata la terra che ha bisogno di eroi. E ancora più sventurata è la terra che si accapiglia a discutere se i morti, siamo già arrivati a 14, siano colpa della destra o della sinistra. I cosiddetti negazionisti si sono scatenati in questi giorni, sostenendo, pensate un po', che le inondazioni ci sono sempre state e che la Groenlandia un tempo era verde. Hanno attaccato gli ecologisti definendoli ambientalisti da loft, così li ha chiamati il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, oppure accusandoli di essersi opposti alle costruzioni delle dighe. Ora, evidentemente ignorano, o fingono di ignorare per puro uzzolo polemico, che in Emilia-Romagna esiste una delle dighe più grandi d'Italia e che per evitare piene in città è inutile innalzare argini fuori, perché nessun argine regge queste precipitazioni improvvise ed esagerate. Mi è toccato leggere illustri commentatori che ironizzavano sul fatto che adesso nessuno potrà più dire che c'è la siccità. Evidentemente ignorano o fingono di ignorare per puro uzzolo polemico ciò che per l'intera comunità scientifica si affanna a ripetere, che è proprio dal collasso climatico in corso questo passaggio repentino dalla mancanza all'abbondanza di acqua. Se la terra, trattata come una vacca da mungere, si ribella, la responsabilità è degli esseri umani, delle emissioni industriali e del consumo del suolo, che distrugge i territori, ma rilancia l'economia, perché più benessere economico è uguale a meno benessere ambientale. È l'inesorabile equazione che ha raccontato Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera. Solo Lombardia e Veneto hanno riempito i campi di cemento più dell'Emilia Romagna, che infatti è al terzo posto dietro di loro anche per crescita economica e per ricchezza pro capite. La regione Emilia-Romagna, 6 anni fa, si era data una regolamentazione. Prevedeva che nessun comune potesse cementificare più del 3% del territorio. Ma come sempre capita in Italia, alla regola si sono immediatamente aggiunte le eccezioni. Per le opere pubbliche, per gli insediamenti strategici, per quelli di rigenerazione urbana. Legambiente ha definito la strategia del presidente Bonaccini e della sua allora vice Elly Schlein un fallimento. Il dilemma era soldi o rispetto del territorio? Aspettando l'economia circolare, l'economia continua a essere lineare e nessuno si prende la responsabilità di rallentare la giostra. Non è questione di destra o di sinistra. È che la politica investe nella ricostruzione invece che nella prevenzione, perché sa che la ricostruzione porta voti e la prevenzione no. Tutti i paesi europei si sono dotati di un piano contro il cambiamento climatico. Tutti tranne uno, indovinate quale. Sei stato eroico, Alessandro da Cesena, tu e i tanti come te che in queste ore stanno lavorando nel fango. Ma aveva ragione Brecht e con lui anche Indro Montanelli. Mi tornano in mente le ultime parole che pronunciò in pubblico. Gli italiani, disse, presi uno per uno hanno un grande futuro. E l'Italia come paese che non riesce ad averne uno. Buonasera, fate bei sogni.